Stefano, allora mi rivolgo a Rita Battaglia, la dottoressa Rita Battaglia, vicepresidente del consumatore. Qui c'è un fine nobile, cioè quello di aiutare nel caso specifico le popolazioni dell'adulto colpite da sisma, però da qualche parte si dice, però si specula in maniera anche abbastanza tangibile sul gioco. Fermo restando, come diceva l'avvocato Scordoni, che poi qui c'è stata una finalizzazione di parte dell'imposta fiscale destinata in questo caso appunto alle popolazioni colpite da sisma. Qual è la posizione della Federazione su questo tema? Grazie. Grazie a voi di averci invitato e anche voglio dire con grande coraggio, perché sicuramente non avremo, voglio dire, delle posizioni univoche, però mi auguro che anche al di là delle posizioni univoche dobbiamo essere costruttivi e cercare, voglio dire, di poi fare, scusate il gioco di parole, ma di costruire un qualcosa che ci consente, vuol dire, di aprire un dibattito anche a questo interno. Perché lei ha ragione, noi non siamo stati sentiti assolutamente da nessuno, ma noi stiamo costruendo iniziative, io e il mio collega Vittorio del Codamos, con il mio collega del Codacons, perché così anche lì con le altre organizzazioni noi costruiremo una posizione che così consente anche di esprimere il nostro parere, speriamo costruttivo. Lo dico perché, guardate, noi siamo molto preoccupati, perché al di là del nobile gesto, la mettiamo così, io vorrei dire una cosa più generale. Il decreto che è stato costruito per l'Abruzzo, ahimè, ancora è famoso, perché come diceva bene anche l'avvocato, non capiamo poi dove vanno a finire, perché qui faccio un esempio. Noi abbiamo visto che c'è stata tantissima solidarietà da parte del nostro paese, ancora una volta voglio dire abbiamo espresso una grandissima solidarietà, io ne sono molto contenta, però ahimè ancora non è stata coordinata, ancora non è stato, non c'è assolutamente qualcuno che fa da coordinamento. Noi ci troviamo di fronte a tanti aiuti, ma che non sono stati controllati, non sono stati monitorati e non sappiamo questi soldi dove andranno a finire. Questo è il grosso problema internazionale. Sempre di più vediamo che ci sono un numero degli italiani che ci chiedono maggiori informazioni sui rischi connessi al gioco. Allora, lei mi dice, che cosa voi pensate su questo? Quindi questo che cosa può avvenire? Può avvenire che noi ci presentiamo, sempre di più a livello nostro sociale, c'è una cultura che incoraggia il guadagno del gruppo e il successo ottenuto senza fare fatica. Questo è un grosso problema che viene. Guardate perché dico che è pericoloso tutto ciò. Noi siamo in presenza di un PIL che è almeno 5%. C'è una crisi. Abbiamo fatto un'indagine, poi il mio collega lo affermerà, quindi tutti i giorni stiamo monitorando, ci sono 975.000 famiglie che sono povere e 2 milioni e mezzo vivono con meno di 1.000 euro al mese. Allora, e c'è una grande evasione ed elusione fiscale. Allora io penso che noi dovremmo lì cercare di lavorare. Allora, che cosa? Quali sono le nostre proposte? Monitorare questo settore per tenere lontano fenomeni mafiosi. Iniziamo a creare le cose per far crescere questo paese, combattendo ancora una volta l'evasione e l'elusione fiscale, che va a danno di quelle società che invece sono serie, anche in questo mondo.